Beh sì, perché è un piccolo, quello che viene chiamato road movie, nel senso che è un film tutto in movimento, tutto fugace, no? Come sono un po' le nostre vite, in particolare effettivamente le vite dei ragazzi e delle ragazze di questo paese, cioè senza certezze, senza possibilità, che da una parte è bello perché c'è un'energia di movimento, comunque un film che è in movimento e che c'ha molta energia dentro. Dall'altra però sotto sotto è molto angoscioso perché è secondo me il problema principale di cui secondo me la portata non è stata affatto compresa dai politici, è quello della condizione dei giovani. È qualcosa secondo me di cui non si ha un'idea ancora chiara, è qualcosa di inaccettabile, insopportabile, dovrebbe essere insopportabile per chi come me è vecchia, consegnare un paese in cui i ragazzi non hanno un futuro, non possono avere un'idea del loro futuro e quasi appunto neanche del loro presente. La loro vita è come un paesaggio visto da un finestrino di una macchina in cui tutto sfugge, tutto bisogna aggrapparsi perché non hanno spazio, è un mondo che non vuole fare spazio a loro. Andarsene è una risoluzione, Andarsene? Io penso che sia una soluzione per chi se lo può permettere, ma non tutti se lo possono permettere. E poi c'è chi anche non ne ha voglia, ed è giusto non averne voglia. Se uno, io penso che quando si è giovani, muoversi e andarsene, girare il mondo sia una cosa importantissima e bella. Però se è una scelta, se è un viaggio, ma se è una fuga. Non so se è la soluzione, ma è una constatazione drammatica, perché per esempio io ho vissuto molti anni, ho vissuto 18 anni in Francia, perché appunto per esempio io a 19 anni me ne sono andata dall'Italia. E in Francia dei genitori non dicono mai con fierezza, non direbbero mai con fierezza mio figlio va a studiare in un'università all'estero, lo considererebbero mio figlio studia nelle ottime università pubbliche che ha questo paese. In Italia sembra quasi che i figli dei ricchi vanno a studiare all'estero come se fosse una cosa vantaggiosa, ma è una constatazione catastrofica, perché invece sarebbe bene che chi ha delle possibilità restasse a studiare qui perché si studia bene. Quanto così la relativa limitata? Posso chiedere una cortesia? Pochi movimenti perché spacca il microfono. Scusami. Aspetta, però lo metto meglio. Gli ho lasciati fare moltissimo, però dentro una struttura narrativa ben precisa, perché per lasciare spazio alle improvvisazioni, ai mutamenti, a conoscerli, devi avere però un binario tracciato molto chiaro, se no ti perdi. Dentro questo binario narrativo, che era la mia sceneggiatura, li ho lasciati fare tantissimo. Ho passato molto tempo con loro prima, perché paradossalmente il tempo che avevamo per girare era pochissimo, avevamo pochissimi mezzi, avevamo 6 settimane per fare il film. Però prima li ho ascoltati, li ho osservati tra di loro o nelle letture della sceneggiatura, mi hanno raccontato moltissimo di loro, delle loro vite e tutto questo. Io dicevo, stai attento perché a Filippo, a Giulia, qualunque cosa tu dirai verrà usata contro di te. Perché qualunque cosa che mi dicevano dopo un mese dicevo, senti, ma perché non facciamo una scena con quella cosa che immaginavo? Ma non ti posso raccontare niente. Cioè, sono stata una spugna, li ho usati, che è una parola brutta, perché spero che. Diciamo, abbiamo collaborato, però ho osservato ogni minima cosa di loro e l'ho utilizzata nella costruzione di Marco e Gina. Domanda tecnica sulla struttura narrativa. Girare un film che dura un giorno è molto difficile, è più difficile del solito. Hai avuto qualche modello? Hai usato qualche modello? Pensavo anche a scuola, cioè a Tortivara, ovviamente. Ovviamente. Sì, se mi puoi dire. Ma dire che comunque ha avuto come modello una giornata particolare, diceva, sei pazza, perché per me è un capolavoro, è uno dei più bei film, no, insomma, è uno dei tanti bei film del cinema italiano, perché ne abbiamo avuti veramente tanti. È impossibile non pensarci, perché
perché io adoro il cinema di scuola in generale, adoro quel film. Poi però ho fatto un film molto diverso, con dei mezzi molto diversi, perché io non ho avuto mezzi, non ho avuto nulla, non ho potuto ricostruire nulla. Ho fatto un film proprio. Mi sono sporcata le mani veramente nella realtà, quella che è, quindi è diverso il mio film. Però devo dire che quello che ho cercato di prendere da quel cinema lì, per esempio di scuola, è la capacità di parlare di cose gravi, a volte anche molto gravi, a volte drammatiche, con leggerezza, che non vuol dire superficialità. Questo è stato il grande cinema italiano. Questa capacità di anche a momenti divertire, anche farti fare una risata su una condizione che poi magari invece è tostissima, è stata una delle grandi forze del cinema italiano, oltre che la sua grande semplicità. Quel cinema era un cinema profondissimo, però molto semplice. Ho cercato di imparare da quei maestri lì, adesso parliamo di scuola, ce ne sono anche altri, la semplicità, la capacità di essere divertenti, di far sorridere e anche di ragionare su cose, su temi gravi.